Le onde d'urto sono la panacea di tutti i mali. Le onde d'urto sono veramente la soluzione al tuo problema. Ecco, devo dire però che effettivamente non sempre è così e molto spesso le onde d'urto tendono a peggiorare la problematica. Ma com'è possibile? In tutti quanti gli articoli che magari leggo su internet o anche molti medici consigliano onde d'urto per problematica al piede come se fosse acqua fresca e quindi diciamo vanno a prescrivere questo tipo di terapia pensando che possa essere la risoluzione immediata di ogni problematica. E oltre al costo, e oltre al dolore, perché le onde d'urto sono anche dolorose, in alcuni casi, e ti posso assicurare che non sono pochi, le onde d'urto possono addirittura peggiorare la problematica. Vediamo oggi in questo video come è possibile che possa avvenire questo, quali sono le precauzioni che bisogna prendere e soprattutto che cosa fare in caso in cui le onde d'urto non hanno fatto bene, anzi hanno peggiorato la tua condizione. Bene, abbiamo raggiunto il traguardo dei 100.000 iscritti, un ottimo traguardo e ne sono davvero molto soddisfatto. Se questo video è di tuo gradimento, non scordare di mettere like perché ci aiuta e ci supporta e soprattutto se ancora non l'hai fatto, beh, iscriviti al nostro canale perché è gratuito, ma soprattutto ti permette di rimanere in contatto con noi su tutti questi argomenti riguardanti il piede che pubblico settimanalmente qui proprio nel canale. Inoltre fammi sapere la città da cui ci stai guardando perché magari potrò suggerirti un professionista che lavora un po' come faccio io nel mio studio a Roma, proprio nella tua città. Ho dei professionisti sparsi per l'Italia davvero in gamba che potrebbero in qualche modo darti una mano. Per prima cosa ricordiamo che le onde d'urto sono un particolare macchinario nato in campo urologico che nel tempo è stato trasportato anche in campo riabilitativo ortopedico ed è davvero molto efficace per trattare tantissime problematiche come le calcificazioni, le tendinite, tutte problematiche che spesso si ritrovano a livello del piede. È un macchinario sostanzialmente molto semplice, nel quale troviamo sicuramente una pistola, all'interno della quale c'è una canna con un proiettile che tramite un compressore viene spinta contro una superficie metallica e genera quindi un'onda di impatto. Impatto che va a colpire l'osso e andrà a determinare degli effetti sull'osso di natura meccanica, quindi avremo una nuova generazione di tessuto e una stimolazione del tessuto ad una guarigione. Qual è il ma? Il fatto è che l'osso che deve essere colpito deve essere integro. Perché? Perché se andiamo a colpire un osso che è già magari malandato, un osso che magari soffre già di osteoporosi, o un osso che magari in qualche modo è stato traumatizzato dalla continua deambulazione scorretta protratta per tanto tempo, e ti posso assicurare che molte persone tendono a mettere la testa sotto la sabbia e a camminare male per tanto tempo, prendendo magari antinfiammatori per molto tempo, ti posso assicurare che le onde d'urto vanno a colpire un tessuto già malandato e se le onde d'urto sono eccessivamente fatte in maniera sono molto forti oppure se non sono eseguite in maniera corretta dall'operatore perché magari spinge, spinge, spinge alla ricerca soltanto del grande dolore senza andare a capire che cosa sta provocando quel dolore allucinante, ecco che può verificarsi che possiamo trovare magari a distanza di tempo un edema della spongiosa, un edema quindi dell'osso spongioso, quindi della parte interna dell'osso, un edema che provoca un dolore sordo, pungente, molto antipatico e molto forte, che tende a peggiorare ulteriormente con il carico. Ciò che mi preme sempre sottolineare all'interno dei miei video è quello però di trattare questa problematica della tallonite, della spina calcaneare, della fascite plantare, non come un problema esclusivo del piede, perché purtroppo il piede è sempre la vittima. Ovvero, noi avremo dolore sì sotto al piede, sotto la fascia plantare o sotto il tallone, questo è vero, però effettivamente il piede è vittima in quanto è connesso con tutto il resto del corpo e molto probabilmente c'è sempre una problematica posturale, sia magari pregressa, magari tendevi a camminare male, magari avevi utilizzato delle scarpe, magari non corrette per un po' di tempo, fatte magari con un materiale non idoneo. Non è detto che sia per forza colpa tua, purtroppo oggi i materiali con cui vengono fatte le scarpe sono di dubbia provenienza, spesso, cinese o comunque sia, sono scarpe che hanno poco valore e che.
provocano sul tessuto del piede, quindi sulle ossa e sulle articolazioni, tutti dei sovraccarichi che alla lunga possono generare delle cosiddette talloniti. Andare a trattarle esclusivamente dove fa male, secondo me, è un gravissimo errore, e le onde d'urto, proprio per la loro natura, che sono una terapia molto focalizzata appunto sul punto, e in realtà in certi casi possono a volte risolvere, perché effettivamente ci ho risolto tanti casi con le onde d'urto, ma molto spesso possono causare ancora più problemi. E la cosa importante è che il medico o il fisioterapista che ti prende in carico deve essere esperto in questa problematica, deve avere un po' di sensibilità e capire, andando a studiare un pochino l'anamnesi, diciamo la tipologia di paziente a cui andremo a sottoporre questo tipo di terapia, perché se sbagliamo questo è molto probabile che ci ritroveremo con un'edema della spongiosa ancora più grave rispetto alla condizione con cui ci siamo presentati all'inizio. E come si fa per evitare questo? Quando non ci sono le condizioni, quindi quando il professionista ha qualche sentore o si accorge che c'è proprio un problema strutturale importante, prima di eseguire le onde d'urto bisogna fare una risonanza magnetica. Sì, è costosa, me ne rendo conto, magari hai fatto già su una lastra e c'è una spina calcaneare, quindi che altro vogliamo trovarci su questo piede? Ecco, la lastra non mette in evidenza l'edema della spongiosa, andare a trattarlo con le onde d'urto dove c'è già un edema è veramente un gravissimo errore. Per cui, per non far sottoporre il paziente ad un esame come appunto una risonanza magnetica, si rischia di peggiorare la situazione e farci mettere molto più tempo per farlo uscire da questo impasse. Direi che è un gravissimo errore. Un altro aspetto che mi preme sottolineare è la qualità e l'esperienza del terapista. Purtroppo ci sono tantissimi terapisti, magari bravissimi, che però sul piede sono magari un po' deficitari o magari non hanno una certa esperienza perché non hanno una casistica importante. Ecco, le onde d'urto fatte su una spalla sono differenti rispetto alle onde d'urto da fare a livello del piede. Sì, c'è sempre lo stesso macchinario, c'è sempre la stessa mano, però in realtà bisogna eseguirle in una maniera ben precisa, e probabilmente ci farò un video su come si eseguono le onde d'urto, anche per farvi capire come lavoro io e capire anche se il terapista che sta lavorando nel trattamento del vostro problema potrebbe fare meglio, oppure magari sta già facendo un ottimo lavoro, non lo so. E la cosa importante però è cercare di non focalizzarsi su questa problematica e cercare di non ricercare dal punto di vista del trattamento un eccessivo dolore. Ho racconti di persone che mi raccontano di trattamenti dolorosissimi, trattamenti con lo straccio in bocca. Ecco, questo tipo di trattamenti io li eviterei, in quanto effettivamente a volte possono essere addirittura controproducenti e celare appunto una problematica come questa. Le onde d'urto le lasciamo ad un secondo momento, quando magari il tessuto sia un po' sfiammato, e magari si può trattare inizialmente la problematica con una terapia manuale, con dei massaggi a livello della fascia plantare per elasticizzarla, a livello del polpaccio per trattare i trigger point, le strutture che spesso sono infiammate, o eventualmente trattando magari la zona con del laser di Mu-YAG, dei campi magnetici contro l'edema, o addirittura anche con degli ultrasuoni. Diciamo che prepariamo la zona prima di andare a trattarla con le onde d'urto, non andiamo a traumatizzarla con un trattamento molto violento, un trattamento molto strong, perché in certi casi potremmo, nel caso più semplice, andare a traumatizzare la persona, e ti posso assicurare che sono tante le persone che sono traumatizzate dalle onde d'urto, e nel cattivo dei casi invece andare a creare ulteriormente una problematica al nostro paziente, e non è ciò che vogliamo. Ma quindi, David, tu sei contro le onde d'urto? Non sono assolutamente contro le onde d'urto, sono contro i trattamenti senza accendere il cervello, trattamenti standardizzati come se ogni tallonite è identica ad un'altra tallonite, perché non è così, perché dietro un problema al piede c'è un mondo. Andare a trattarlo con, tra virgolette, dei protocolli già preimpostati è la morte, sia per il terapista che non pensa più a ciò che deve andare a fare, sia per il paziente, perché si fa
fanno dei trattamenti e non si entra nello specifico di ogni persona. Ecco, quindi se sei di Roma e ti aspetti in uno dei nostri studi per una valutazione della problematica e quindi personalizzare il nostro trattamento, ti posso assicurare che è quello che fa la differenza. Se non sei di Roma, purtroppo, fammelo sapere qui sotto nei commenti, che magari ti suggerirò uno dei terapisti che ho sparsi per l'Italia che magari potrà prendere in carico la tua problematica. Ne ho qualcuno di davvero molto interessante e davvero molto preparato. Bene, quindi spero che questo video sia stato utile per te e fammi sapere se ci sono domande qui sotto nei commenti, a cui mi farà il piacere rispondere nel più breve tempo possibile. E niente, io ti aspetto come sempre al prossimo video. Ciao!